E allora, come l'abbiamo annunciato, l'esperto di oggi è il nostro Giorgio Carlino. Eccolo qua. Ciao Giorgio, come stai? Bene, Ciao Marco, bene, grazie. allora, oggi una rassegna stampa molto corposa. Ha parlato l'Istat e quindi ci ha dato un sacco di notizie, un sacco di dati interessanti, ma io vorrei il tuo parere sulla Banca Mondiale, insomma, ci si mette, ci mancava solo la Banca Mondiale a metterci paura, una Banca Mondiale che ha abbassato le stime e ci ha detto che praticamente si aspetta anni di inflazione alta e crescita contenuta e inflazione sopra le attese e quindi si aspetta un mondo che cresce un po' meno. Come la parliamo questa? Perché tutti i giorni noi siamo qui a difenderci da queste notizie e a dire ragazzi, stiamo calmi, bisogna investire nel lungo periodo, ma i giornali continuano a mazzolarci. Cioè, abbiamo un bel da dire che i caricabatterie ci salvano, ma ci sono buone notizie, però dobbiamo riuscire a gestire questo. Questa è un classico di una non notizia riportata come se fosse una notizia. È chiaro che l'economia mondiale sta rallentando con tutti i problemi di cui siamo già a conoscenza, quindi pandemia e blocco delle distribuzioni, tutta la catena logistica che si è incastrata o comunque ha avuto dei problemi nello gestire domanda e offerta, la guerra, l'inflazione che cresce, meno grano nel mondo. Chiaramente tutte queste cose hanno un impatto e a un certo punto gli economisti della Banca Mondiale o di qualsiasi altra entità incominciano a incorporare questi numeri nei loro modelli e quindi il modello tira fuori una crescita più bassa. Però adesso è evidente. Ma secondo te i mercati l'hanno già scontata? Perché ovviamente, come tu dici, la Banca Mondiale non è che ha tirato fuori delle nuove cose, i mercati li stanno già vedendo, è ipotizzabile che abbiano già scontato questo calo e quindi, Ma insomma, si dice che quando un rischio assolutamente, emerge non esiste più, giusto per il mercato. assolutamente sì. Chiaramente questa, come detto, una non notizia perché i mercati sono a conoscenza di questo e l'hanno già incorporato nello stime di crescita, nella valutazione aziendale e tutto il resto già da tempo. Quindi sì, adesso la Banca Mondiale arriva, poi insomma, Banca Mondiale fa molto scena, però alla fine. Certo, secondo me hanno sentito Diamond, JP Morgan, dice chi siamo noi per non mettere un po' di terrore, insomma, e sono arrivati anche loro, però giustamente come ci ha detto Giorgio, nervi saldi, non è cambiato nulla e continuiamo a seguire i mercati e a mantenere la nostra rotta di lungo periodo. Invece, ecco, ritengo più interessante andarti a chiedere qualcosa sui tassi. I tassi ne parliamo sempre molto, molto spesso di tassi di interesse. Ecco, ho fatto un po' di confusione con le slide. Dicevo, ne parliamo molto spesso di tassi di interesse e oggi c'è un bellissimo approfondimento del Sole 24 Ore che ci dice che sempre più famiglie, sempre più persone che stanno pensando di comprare una casa, si stanno spostando dal tasso fisso al tasso variabile. Questo perché, Al contrario. sì, no, si stanno spostando dal tasso fisso al tasso variabile. Cioè, prima tutti sceglievano il tasso fisso, adesso invece, ed era quasi il 95%, adesso invece le persone preferiscono il tasso variabile, che sarebbe un controsenso, perché tutti dicono, ah, ma stanno crescendo i tassi e cosa sono impazziti? E invece il Sì. controsenso non è perché il tasso fisso è legato appunto all'Euris, che è questo indice swap legato alla previsione dei tassi a lungo termine, che sta salendo molto di più rispetto all'Euribor. Allora Marco, stanno facendo esattamente l'opposto di quello che dovrebbero fare, cioè questo movimento è una follia ed è una follia spinta anche dalle banche. Fino ad oggi i tassi erano bassissimi e il variabile è sempre stato più basso del fisso, in verità anche nel grafico si vede che è sempre più basso, quindi anche in un'ottica di lungo periodo andare a bloccarsi dentro un 2,5 adesso fisso non ha nessun senso.
noi abbiamo parlato più di qualche volta. Allora, io la prima distinzione da fare non è che il fisso, il variabile, va bene per tutti a tutti i costi. Quindi la prima scelta è legare il mutuo alla tua capacità di reddito. Quindi se sei giovane e pensi che comunque nel lungo periodo il tuo reddito continui a crescere, tasso variabile tutta la vita. Se hai un lavoro dinamico, professionista, laureato, giovane, giovane laureato. Se sei in una situazione diversa dove il tuo reddito è fisso ed è fisso per i prossimi 20 anni perché hai un lavoro che nel tempo quello ti darà, allora reddito fisso, tasso fisso. Ma non oggi. Oggi più che mai fare un variabile, perché ricordiamo anche che c'è il discorso dell'ammortamento. All'inizio il variabile paga molto più capitale e meno interessi rispetto a un tasso fisso. Quindi tassi bassi, voglio pagare più capitale possibile prima che i tassi salgano. Quindi nel periodo iniziale della nostra vita di mutuo è importante, no, pagare molto capitale indietro. Questo mi lo consiglio. Andare a cambiare adesso dal fisso al variabile è eventualmente la cosa opposta a quella che andrebbe fatta. Se fino ad oggi hai avuto un variabile, hai pagato 7-10 anni di variabile e non vuoi avere il rischio che tra 6 mesi questo variabile incominci a salire a livelli molto alti, lo blocchi e dici vabbè, adesso il 7-10 anni l'ho pagati, tanto capitale l'ho tolto, blocco un fisso con molto meno capitale da pagare e elimino il rischio nella seconda parte della mia vita. Ma fare l'opposto è veramente un controsenso, è abbastanza sbagliato in linea di massima. Quindi allora si stanno muovendo bene, perché quello che sta succedendo è che si stanno spostando tutti dal fisso al variabile. Ed è quindi Male, Marco. Si stanno muovendo male, non so come devo dirtelo, ma non sono stato chiaro forse. Si stanno muovendo male. Se avevi un variabile, adesso potresti considerare il movimento sul fisso. Ma se avevi un fisso e vai a fare il variabile, è sbagliato. Se inizi adesso, quindi se non stai facendo una surroga, capisco come adesso è più facile vendere un variabile, perché la differenza tra fisso e variabile è più alta. Quindi quando mi siedo davanti al consulente e mi fai i conti, mi dici che un variabile paghi 400, col fisso paghi 600, quale vuoi fare? È chiaro, la gente sceglie variabile. Ma surroga è diverso, no? Quindi sei già in essere. Quindi se sei in essere e ti stai spostando su variabile, stai facendo un errore molto importante. Se lo stai iniziando ad oggi, ritorniamo al discorso che ho fatto prima, non è l'unica cosa che devi guardare, ma la cosa più importante da guardare è la tua capacità di rispondere a variazioni del mutuo. Ok, adesso sei stato chiarissimo, ho capito anch'io, quando capisco io sono sicuro che capiscono tutti, quindi se avete un tasso fisso state lì, se dovete iniziare adesso andate sul variabile. Questo è, diciamo, oltre a tutte le considerazioni che hai fatto prima, però se vogliamo guardare solo l'interesse economico, se inizi adesso è meglio il variabile. So che non ami i miei riassunti, però ci può stare, insomma, come dipende. Beh. Ok, ecco, l'ultima domanda invece che ti volevo fare riguarda questo Nasdaq europeo che sta nascendo, ecco, che dovrebbe iniziare a luglio, una capitalizzazione di circa 1.000 miliardi, 76 saranno italiani, di aziende italiane, ecco, la vedi come una buona notizia per diversificare un portafoglio o è meglio prima lasciare scaldare questo indice, vedere come si comporta, studiarlo un attimino e poi magari tra un anno o due prenderlo in considerazione per una diversificazione dell'asset allocation? Difficile dire subito. Allora, prima cosa, non serve farlo scaldare o aspettare, perché non è altro che un insieme di società che stanno in giro da tanto tempo, quindi non è una cosa nuova, no? È solo un pacchetto nuovo, quindi se eventualmente sei interessato alla tecnologia sicuramente è un investimento che può essere considerato. Se invece diciamo l'indice Nasdaq europeo verso l'indice Nasdaq americano, beh, fa un po' sorridere. Purtroppo le società tecnologiche in Italia e in Europa sono molto indietro, no? Sappiamo benissimo che non abbiamo nessuno degli unicorni, no? Google non è italiana, Facebook non penso neanche,
e via dicendo. Quindi se io investo in un lungo periodo, investo nelle società che hanno la tecnologia per fare la differenza e per spaccare il mercato nel futuro, comunque ancora ad oggi guardiamo all'America senza dubbio. MIT, Harvard, Stanford, quelle università lì non ce l'abbiamo ancora qui. E quindi è anche più difficile innovare. È vero che negli ultimi anni, per esempio, la Germania ha fatto molto bene creando in Berlino un polo tecnologico interessante, capace di attrarre tante persone molto, molto smart. E questo è il determinante più importante, capacità di attrarre il talento. Dov'è che investiamo? Dove pensiamo che quella società possa crescere e portare del talento che oggi non c'è? E l'America su questo ancora ha un monopolio. Tutti gli studenti del mondo che studiano vorrebbero andare a lavorare in America, o quantomeno moltissimi guardano verso l'America come un'opportunità di relocation per andare a lavorare lì, molti meno guardano, no, dall'America in Italia, o dalla Cina, o dall'India in Italia, in Germania. Però comincia ad affacciarsi, quindi insomma vediamo un po' di luce. Benissimo, benissimo, direi che non c'è altro da aggiungere, e quindi direi che possiamo chiudere questa seconda parte della nostra diretta. Subito dopo arriverà la domanda al gestore e analizzeremo il portafoglio di un amico di Mas4, di Joe. Scriveteci, lo dico sempre, continuate a scriverci, ma intanto noi chiudiamo questa rubrica, le domande, il commento delle notizie dell'esperto con Giorgio ritornerà venerdì. Invece domani abbiamo Giorgio, abbiamo Gerardo Murano.